l'intensità del suono e la scala decibel. Immaginiamo una sorgente sonora che emette onde sferiche, come può essere per esempio la cassa di un altoparlante. Allora l'intensità sonora rappresenta in pratica il volume del suono, cioè quanto forte sentiamo questo suono, e naturalmente dipende dalla distanza alla quale ci mettiamo dalla sorgente. Vedremo che allontanandoci dalla sorgente l'intensità sonora si riduce come 1 diviso R alla seconda, R è la distanza dalla sorgente, e i suoni si odono più deboli. Quindi l'intensità sonora è un concetto locale, più siamo lontani dalla sorgente più è bassa, ed è legata all'ampiezza delle oscillazioni delle particelle del mezzo. Nel caso delle onde sonore in aria, questa ampiezza è le sovra e le sottopressioni dell'aria rispetto alla pressione atmosferica media, sovra e sottopressioni che possiamo registrare localmente in quel punto con un microfono. Invece nel caso di onde circolari sulla superficie dell'acqua, la diminuzione dell'intensità allontanandosi dalla sorgente si può visualizzare come riduzione dell'ampiezza delle oscillazioni, cioè delle creste. Man mano che queste creste si allontanano dalla sorgente diventano più basse. Ora vediamo la definizione rigorosa dell'intensità sonora. La sorgente emette queste onde sonore con una certa potenza, che è data da quanta energia emette al secondo, e si misura in watt, cioè joule al secondo. Per esempio un altoparlante da 5 watt emette 5 joule al secondo di energia. Poi questa energia si propaga e viene trasportata lontano dalla sorgente. Infatti sappiamo che le onde non trasportano la materia, cioè le particelle materiali, le particelle dell'aria in questo caso, ma trasportano l'energia. E l'intensità sonora rappresenta proprio una misura di questo trasporto di energia nello spazio. Per definire l'intensità sonora a varie distanze dalla sorgente, ci mettiamo in un punto a distanza R. E riprendendo l'esempio di prima di una sorgente da 5 watt, ogni secondo attraversano questa superficie di raggio R, questa sfera, 5 joule di energia. Quindi la cassa emette 5 joule di energia al secondo. Questa energia attraversa progressivamente tutte queste sfere, queste superfici sferiche, e per esempio la nostra superficie sferica di raggio R, questa, è attraversata da 5 joule di energia ogni secondo. Quando questi 5 joule di energia al secondo attraversano una superficie di piccolo raggio, l'energia è più concentrata nello spazio, perché l'attraversamento è concentrato su una superficie più piccola. Man mano che le onde si allontanano dalla sorgente, i 5 joule di energia, che sono sempre quelli al secondo, però si distribuiscono su una superficie più ampia. Quindi localmente la quantità di energia che attraversa la superficie al secondo localmente è minore, perché il totale è sempre 5 joule al secondo, ma questi 5 joule sono distribuiti su una superficie più grande. Come è scritto qua nel file, mentre l'energia si distribuisce su fronti d'onda sferici sempre più larghi, localmente deve diminuire la densità di energia. La definizione di intensità è il rapporto tra la potenza emessa, i 5 watt, cioè i 5 joule al secondo, diviso l'area della sfera di raggio R attraverso la quale passano questi 5 joule al secondo. Quindi la densità, cioè l'intensità sonora a una distanza R dalla sorgente, è data dalla potenza emessa dalla sorgente, 5 watt, diviso l'area, 4 pi greco R alla seconda, della superficie di raggio R attraverso la quale passano questi 5 joule ogni secondo. Più ci allontaniamo dalla sorgente, quindi più è grande il raggio R della superficie sferica, minore è l'intensità sonora locale in quel punto. Cioè l'intensità sonora è più grande sulle superfici sferiche più vicine ed è più piccola sulle superfici sferiche più lontane. Questa dell'intensità sonora è la definizione matematica, fisica, del concetto intuitivo del volume del suono, cioè che noi sentiamo un suono più forte quando stiamo qua vicini a una distanza R minore e un suono più debole quando stiamo a una distanza maggiore. E per come è stata definita l'intensità sonora, raddoppiando la distanza, l'intensità sonora diventa un quarto, cioè quadrimezza, come dico io. Triplicando la distanza, l'intensità sonora diventa un nono, come è rappresentato in questa immagine, dove si vede che a una distanza pari a R l'intensità sonora vale un certo valore, ma a una distanza 2R
L'intensità sonora vale un quarto del valore precedente, a distanza 3R vale un nono. Questo perché la stessa quantità di energia al secondo, per esempio 5 joule al secondo, devono attraversare un'area A, oppure un'area quadrupla, oppure un'area che è 9 volte più grande. Perciò localmente la densità di energia che attraversa queste superfici crescenti deve diminuire. E siccome le aree aumentano come il quadrato del raggio, infatti l'area di una sfera è 4π greco alla seconda, allora l'intensità sonora deve diminuire come il quadrato del raggio. Quindi a distanza doppia l'intensità sonora diventa un quarto, a distanza tripla un nono e così via. L'energia a distanza doppia dalla sorgente è distribuita su un'area quadrupla, perciò l'intensità sonora è un quarto. Questo è spiegato anche qua nel file. Due fronti d'onda sferici di raggi diversi. Entrambi i fronti d'onda trasportano la stessa quantità di energia, ma sul fronte d'onda più ampio questa energia è meno concentrata, cioè l'intensità dell'onda è minore. Dalla definizione si vede che l'intensità dell'onda sonora si misura in watt al metro quadrato. Per esempio, se quest'area è un metro quadrato e la sorgente è da 5 watt, significa che ogni secondo la sorgente emette 5 joule di energia, ma di questi 5 joule ogni secondo soltanto una frazione di questa energia attraversa quest'area da un metro quadrato. Tra poco vedremo come calcolare l'energia al secondo che attraversa un'area data, conoscendo tutta l'energia al secondo che attraversa l'intera superficie sferica. L'energia al secondo che attraversa la superficie sferica noi la conosciamo, è 5 watt nell'esempio. Qui abbiamo altre immagini che mostrano come si distribuisca sulle varie superfici sferiche l'energia emessa ogni secondo dalla sorgente a varie distanze e l'intensità sonora diventa sempre più debole man mano che ci allontaniamo dalla sorgente.